Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel Regno dei Cieli, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa che l'esultanza di questi giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del Cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono, e balzato in piedi si mise a camminare, ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rendete grazie al Signore, invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere. A lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, in lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Alleluia! 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 Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia! Sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che ci è accaduto, che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta, potente in opere e parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno ucciso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera, e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Solo un brevissimo pensiero che prendo dalla prima lettura. È bello questo quadro che leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli. Un quadro che viene inserito nella vita ordinaria
dei primi, la vita ordinaria della primitiva comunità, che poi erano gli apostoli e poche persone, che continuano a svolgere, almeno in parte, la loro attività di culto al Tempio. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. E questo quadro dello storpio che chiede l'elemosina. Chissà quante volte lo avevano visto lì. E vedendo Pietro e Giovanni, stese la mano per chiedere l'elemosina. Ecco, è bella la risposta che dà Pietro: guarda verso di noi, non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Ecco, la consapevolezza degli apostoli e dei primi cristiani, dei primi che aderiscono alla predicazione degli apostoli, è questa consapevolezza di avere, di possedere la fede nel Signore Gesù. Quella fede che è capace di trasformare, quella fede che ha detto, della quale Gesù ha detto: se avesti fede come un granello di senape, potresti dire a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare, e lo farebbe. La consapevolezza di chi crede di avere un tesoro, di avere qualcosa di straordinario, un fermento, una luce, sono le immagini che Gesù ha dato del regno, che potrebbe immettere nella storia, nella vita e trasformarla. Quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Quello che questa esperienza di pandemia ci dovrebbe dare in questo periodo è la forza di una fede che si coniuga con la vita. Un tema questo che doveva essere per noi della diocesi di Reggio Calabria Bova, doveva essere il tema fondamentale di quest'anno pastorale, tema di riflessione e di azione di questo anno pastorale. Come fare perché i cristiani adulti esprimano nella maturità, attraverso la loro maturità, nella realtà in cui vivono ed operano, come esprimere la fede? La fede che trasforma, la fede che cambia, la fede che sana situazioni sbagliate. Noi ci lamentiamo di tante cose che non funzionano nella nostra società, ma la domanda che spesso ci poniamo: ma i cristiani maturi quale testimonianza danno? Spesso ci si interroga: la Chiesa che cosa fa? Ma cos'è la Chiesa? A Reggio Calabria la Chiesa sono io, il Vescovo di Reggio Calabria, quello che dice, quello che fa, le iniziative che prende, le indicazioni che offre, gli interventi che fa, è lui la Chiesa? Purtroppo abbiamo questa mentalità
di identificare la Chiesa con il Vescovo, tra più i preti che gli stanno attorno, che eseguono i suoi ordini, con le iniziative che si prendono. In questo periodo di pandemia l'attività delle Caritas diocesane e parrocchiali è veramente grande, anche se non sempre viene riconosciuto questo servizio. Si parla di Chiesa, di positivo o negativo, in maniera positiva o negativa, però il punto di riferimento, l'identificazione, non è la comunità cristiana. Nella Chiesa noi abbiamo tanti cristiani che sono esperti in tanti settori, in medicina, avvocati, tutte le professioni che noi possiamo indicare, datori di lavoro, operai. Nella loro vita adulta, con la loro maturità, questi hanno la consapevolezza che hanno un tesoro, che è la fede, che devono tradurre in gesti mediante i quali l'apparato sociale, politico, economico deve essere purificato. Cosa può fare un vescovo con una predica? Non può fare niente. Riesce a fare poco. Può dare delle indicazioni, ma se queste indicazioni poi non sono incarnate nei settori in cui cristiani adulti devono operare. Questo era il vuoto, la difficoltà. Non voglio generalizzare, non voglio dire che non ce ne siano, ma non sempre è visibile l'azione di una Chiesa come comunità che opera sul territorio. E questa carenza che era stata messa in luce nel convegno che abbiamo fatto a settembre scorso. Ed è questa una delle cause che avevamo indicato, perché i ragazzi e i giovani che ricevono i sacramenti, non trovando poi nella vita ordinaria, dove i principi che loro imparano dovrebbero essere incarnati, non trovando questi principi incarnati, la conclusione che traggono è semplice: quello che mi hanno insegnato mi interessa fino a quando sono piccolo, sono cose che si dicono ai bambini, ai ragazzi, ma fatto adulto io mi immetto nella vita di tutti, nel modo di pensare di tutti. Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Che possiamo uscire da questa esperienza dolorosa che stiamo vivendo con un rinnovato entusiasmo e un rinnovato coraggio di incarnare la fede concretamente nell'esperienza della nostra vita, ciascuno al suo posto, ciascuno vivendo da cristiano la realtà dove lui è posto, dove lui è collocato. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore.
benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a nome e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio della nostra redenzione e opera in noi la salvezza del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, me indegno tuo servo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo.
O Dio nostro Padre, questa partecipazione al mistero pasquale del tuo Figlio ci liberi dai fermenti dell'antico peccato e ci trasformi in nuove creature. Per Cristo nostro Signore. Amen. Regina celile dare, alleluia. Qui a premero si portare, alleluia. Resurrexi, sicur dixi, alleluia. Virgo Maria, alleluia. Quia surrexi, Dominus Vere, alleluia. Oremus Deus per resurrezione, Fili tui, Domini nostri, Gesù Cristi, mundum rectificare di natus est, presta questumus, ut per eius, genitrice, Virgine Maria, perpetue capiamus, gaudia vitae, per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora, e sempre. Nei secoli dei secoli, amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, amen. L'eterno riposo. Allora, Signore, sia la luce perpetua, riposo di pace, amen. San Francesco di Paola, prega per noi. O Signore, manda santi sacerdoti, perfetti religiosi alla tua Chiesa. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.